Amici, allora oggi vi faccio un video dove vi mostro le mie ultime creazioni. So che apprezzate molto questo tipo di video, purtroppo non riesco a farvi un tutorial perché mi devo attrezzare bene, ma prima o poi giuro che ve lo faccio. Questo video praticamente riutilizzo, riciclo per meglio dire, i tappi di sughero che magari ho messo da parte durante le feste natalizie, tra uno spumante e l'altro. Scherzo, comunque. Sono tappi di sughero che ho raccolto nel tempo. L'altra volta vi ho fatto vedere delle creazioni con tappo di sughero dipinto e invece oggi per creare queste cose ho utilizzato delle stoffe e della colla a caldo. E comunque è un materiale che avevo in casa, insomma, che non adoperavo più da un po', tipo dei ritagli di stoffa e quant'altro. Quindi, siccome in questo periodo ho leggermente un po' più di tempo libero, vi faccio vedere cosa ho fatto. Dunque, partiamo col primo. Allora, vediamo un attimo, ecco qua. La prima creazione è questa. Ma prima ho fatto il soggetto e dopo ho attaccato sotto questo, non so neanche come chiamarlo, sembra legno, li vendono dai cinesi comunque. E ho pensato di utilizzarli come base. Ne ho messo qualcuno, in altri no, perché ne avevo solamente tre. Quindi, allora, torniamo a noi. E sempre dai cinesi ho acquistato questi occhietti qui, che adesso si trovano un po' da tutte le parti, sono in bustine. Ve li faccio vedere. Ok, li trovate così, almeno qui io li ho trovati così. Sono degli occhietti adesivi di varie misure, e però io per comodità li incollo con la colla a caldo in modo che tengano di più. E quindi ho incollato gli occhietti. Poi avevo una nappina, le tipiche nappine per le tende, e l'ho incollato sopra per fare i capelli con un nastrino, ho fatto due codini. E poi avevo della stoffa che non usavo più, ma che ho tenuto da parte, quindi l'ho ritagliata e ho fatto il vestitino. È semplicissimo, l'ho cucito di lato, la cucitura l'ho messa ovviamente dietro e l'ho infilato nel tappo di sughero. Dopodiché ho fatto la stessa cosa qui, vedete qua è da finire perché devo mettere un pompon come questi due che ho incollato qui alla fine, però volevo farvela vedere lo stesso anche se non era finita. E quindi questa è la prima. Poi, allora, siccome mio figlio ha studiato l'alberghiero e aveva delle divise che non gli andavano più, perché ha messo su qualche chilo e quindi per non buttarle via ho ritagliato dei pezzi che potevano servirmi e ho creato questo piccolo cuoco. La base è sempre la stessa, che è anche carina da vedersi quando sono appoggiati. Il tappo di sughero, vedete la scritta sotto, e non ho voluto dipingerlo perché volevo tenerlo così grezzo. Anche qui ritagli di stoffa, cucitura sempre dietro. Come vi dicevo, ho attaccato gli occhietti anche qui. Ho fatto questa specie di cappellino completo con, diciamo, la parte sotto di questo piccolo cuoco. Poi avevo dei ciondoli che ho acquistato tempo fa e a forma di cucchiaio e quindi ho pensato che stava molto bene con il tema cuoco. Vi dico che incollo tutto con la colla a caldo. Non so se avete presente, la colla a caldo si utilizza con una pistola apposita e ci sono delle ricariche di colla che una volta inserita la spina e riscaldata la pistola, la colla si scioglie e quindi la possiamo utilizzare per incollare varie parti. Attacca subito perché una volta che si raffredda attacca le due parti che vogliamo assemblare. E quindi questo è il cuoco. Poi questo è un alieno che non poteva mancare perché io sono un'appassionata e quindi ho fatto l'alieno. Per fare questo ho ricoperto il tappo di sughero col Domopack praticamente. Ho incollato un occhio di plastica che anche questo ho trovato dai cinesi, questo è un po' più simile all'occhio umano, diciamo. E poi ho incollato intorno questi Swarovski in plastica che anche questi trovate dai cinesi. È da sistemare un po' perché non è semplice incollare sul Domopack, non prende tantissimo. Poi ho fatto questa specie di antenna e ho incollato su questo pompon. Sotto invece ho messo un cerchio con delle paillettes.
quindi ho cercato di creare questa specie di alieno, ma ne ho in mente tanti altri da fare, quindi non saranno né i primi né gli ultimi. Poi, allora, ecco qua. Ho fatto la sirenetta. Non so se vi ricordate questa fantasia qua, questa stoffa con cui ho fatto la mascherina, che ancora devo finire tra l'altro. E quindi i ritagli li ho utilizzati per fare il vestitino della sirenetta. Questa è un'altra nappina di questo color rosa, quasi fucsia, che ho utilizzato per fare i capelli. Poi ne avevo un'altra azzurra e gli ho incollato la frangetta qui. Ho indecisa se fare il viso azzurrino chiarissimo. O rosa, quindi ho dipinto la parte davanti bianca e adesso devo ancora pensare se farla azzurro chiaro il viso oppure rosa. Vediamo, comunque ci penserò. Poi ho attaccato gli occhietti e poi ho attaccato queste due coppettine che sembrano quasi due conchiglie sul davanti, una cosa un po' particolare, bizzarra, insomma, mi è venuto in mente così. E ancora ovviamente da finire. Per chiudere sotto ho messo un feltrino, quelli che si mettono sotto le sedie per non far rumore quando le spostiamo. E poi acquisterò altri di questi e li incollerò sotto per fare da piano. E questa è la sirenetta. Sirenetta detto da me, ovviamente. Poi un altro alieno. E allora qui, oltre al tappo di sughero, ho utilizzato una bottiglia di plastica dalla quale ho ritagliato delle striscioline che ho poi riscaldato e affilato in questo modo qua. Allora, se volete fare queste cose, fatele voi, non fatele fare ai bambini, perché comunque non va bene che le facciano loro. Sono cose che devono fare gli adulti, sia perché per riscaldarle ho usato la fiamma e quindi non va bene. Anche la pistola della colla a caldo comunque deve essere usata da un adulto e non da un bambino. Ci tengo a premettere queste cose. Comunque vi stavo spiegando, anche qui ho attaccato un occhio e queste specie di antenne che ho fatto appunto con una bottiglia di plastica, alla quale all'estremità ho incollato delle mezze palline e sopra questi finti Swarovski che ho messo anche nell'altro alieno. Però prima di fare questo ho dipinto con dell'acrilico il tappo di sughero e poi gli ho messo delle piccole foglie oro, queste sono leggermente olografiche perché tendono sul verde. E siccome non è ancora finito, andrò a ricoprirlo con uno strato di colla vinilica in modo che per prima cosa andrà a lucidarsi e quindi sarà più bello da vedere e poi andrà ad incollare ancora meglio questi pezzettini di foglia oro. Quindi questo era l'altro alieno che ho fatto. Poi, siccome me li hanno richiesti, perché il cuoco è piaciuto veramente tantissimo, ne ho fatti altri due. Uno è questo, però questo ha il cappellino nero, ancora da sistemare ovviamente, sempre col cucchiaio incollato. E un altro, ve lo faccio vedere subito, è questo, che è sempre simile, però un po' più alto, diciamo. Ok, e questi qui dovrò darli via perché comunque me li hanno richiesti. Allora, amici, che ne pensate? Vi piacciono o non vi piacciono? Si può riciclare qualsiasi materiale che abbiamo a casa inutilizzato, come i ritagli di stoffa, i tappi, invece di buttarli via, si possono fare queste cose per non tenerle lì e fare un po' di spazio. Comunque, ho cercato di dar vita a qualcosina e quindi spero di esserci riuscita. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono, se non vi piacciono, se avete altre idee magari da suggerirmi, o voi stessi create delle cose con materiale da riciclo. Ok, amici, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un abbraccio grandissimo e a presto.